tre donne. L'uomo è uno scrittore, titolare di una piccola casa editrice. Le donne appartengono al suo passato, al suo presente e forse al suo futuro. Non c'è molto d'altro in The Day After, film minimalista in bianco e nero, firmato da un autore, il sudcoreano Aung San Suu, tra i più prolifici registi in circolazione, con oltre 20 film all'attivo in 20 anni di carriera. Racchiusi in una dimensione logistica ristretta per lo più all'ufficio dell'azienda editoriale o alla saletta di un ristorante e confinati in uno spazio filmico delimitato da inquadrature fisse e da minimi movimenti della macchina da presa, i personaggi di The Day After pulsano però di una goffa vitalità. Su uno spartito narrativo esile e stralunato, Aung San Suu innesca la miccia del corteggiamento. Un corteggiamento tanto impulsivo quanto maldestro da parte dell'uomo nei confronti delle due segretarie che nel corso del film rivestono quel ruolo, con la moglie dell'editore, abbandonata di punto in bianco, a interporsi fra di loro. Nel girotondo sentimentale allestito dal regista sudcoreano, la svagatezza dei comportamenti e le sbrigative reazioni sono il passepartout che lega ogni sequenza alla successiva, condite da un'ironia bislacca che conduce il film fuori dai confini realistici di una crisi coniugale per approdare ad una rappresentazione divertita e a tratti divertente della volubilità dell'animo umano. Un'evanescenza coinvolgente, dunque, quella di The Day After, che nel mettere in scena le contraddittorie vie dell'attrazione maschile e femminile arriva a scambiare i canonici ruoli di preda e cacciatore mescolando verità e menzogne, sorrisi e lacrime, attribuendo al protagonista un profilo egoista e infantile e applicando alle tre donne tratti effimeri ma sensibili. Per chi conosce da tempo il cinema di Aung San Suu, la conferma di una poetica personalissima, per tutti gli altri una piacevole sorpresa.